È imminente l'apertura del 29esimo Festival di Musica Sacra, primo di un progetto triennale che si intitola Pater Mater Filius. Avremmo voluto iniziare questa edizione del Festival con la Schola Cantorum del Pontificio Istituto di Musica Sacra. Presenza prestigiosa questa e molto significativa, ma purtroppo le autorità vaticane hanno vietato la tournée della Schola Cantorum, per cui di fatto il primo concerto passa a venerdì 30 ottobre, Duomo con Cattedrale San Marco, con l'ensemble Canto Fiorito di Vilnius, un trio di musicisti che eseguiranno un programma di musica italiana del XVII secolo incentrata sulla figura del Dio Padre creatore e a lui dedicato. Ci vedremo con gli occhi ai concerti del Festival Internazionale di Musica Sacra. Dobbiamo iscriverci scrivendo alla mail pec@centroculturapordenone.it. Chiederete i concerti in cui volete partecipare, metterete il vostro nome e cognome e vi sarà risposto. E poi ci vedremo in sicurezza in base alle norme Covid. Secondo concerto, domenica 8 novembre alle ore 16 nella chiesa dei Santi Giuseppe e Pantaleone di Spilimbergo, sull'organo Zanin, Valerio Simonini, il miglior partecipante alla masterclass di organo di Elisabeth Zavatke. Suonerà un programma piuttosto variegato, con brani dell'epoca di Buxtehude e Bach fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo perché mi piace suonare e accostare brani che sono stilisticamente molto diversi fra di loro, e anche mi piace dare al pubblico l'impressione, l'idea di quella che è stata l'evoluzione o comunque di quelli che sono stati i cambiamenti della musica organistica attraverso i secoli. Per cui vorrei invitare fin da ora tutti quanti a sentire questo concerto che si aprirà con dei brani di Bach, autore principale del tema della masterclass, e Buxtehude, che è stato suo mentore, per poi aprire uno scorcio sulla musica romantica francese con Franck e far sentire la musica che veniva suonata in quegli stessi anni in Italia con padre Davide da Bergamo, per poi concludere con tre grandi famiglie di musica scritta negli ultimi 70 anni: la musica ricercata di Ligeti, per poi passare alla musica più minimalista di Bert Mattern, per infine concludere con un incontro tra la musica accademica e la musica commerciale nel brano Swinging Bach di Porter Hips.